Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video. Oggi vado un attimino ad approfondire questa mia passione per i dividendi andando a dare un po' di concetti fondamentali su quello che secondo me è il mondo dei dividendi e quali sono le regole fondamentali da seguire per andare a scegliere aziende che poi nel lungo termine possono andare a darci un flusso di dividendi costante, un flusso di dividendi sicuro e che almeno toccando ferro, come dicono in inglese, touch wood, noi non andremo a perdere nel futuro. Tendo a ribadire che questo ovviamente non è un consiglio finanziario, non sono consigli finanziari, ma è semplicemente quello che io penso, quella che è la mia esperienza. E ovviamente per cercare di mettere su tutto questo discorso, mi sono andato un po' a documentare in rete, cercando di vedere tutte quelle cose che potevano essere consoni alla mia strategia di investimento, per cui riportarle a voi. Per cui ho preso da tutto quello che trovo nel web, quello che secondo me era in linea col mio pensiero e lo voglio portare a voi. Ovviamente prima di iniziare volevo ricordarvi che in qualunque momento della vostra giornata, quando vi sentite belli carichi, potete iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo, così fate un piacere a me e all'algoritmo di YouTube che vi vuole bene. Ci vediamo sul mio blog ogni lunedì, www.risparmioinvesto.com, su Instagram io_risparmio e poi su questo canale YouTube ogni martedì e ogni venerdì per un nuovo video e speriamo da subito, da presto, ogni giovedì per le live su questo canale che spero di riportare al più presto. Al momento purtroppo l'ho promesso, ma non sembro riuscirci. Comunque, andiamo subito a vedere di quello di cui stiamo parlando dopo la sigla. Eccoci qui. Allora, ciancio alle bande, bangio alle ciance e andiamo a investire in dividendi. Quali sono le regole vitali per andare a investire in dividendi? È una cosa un po' particolare che mi viene da dire, regole vitali, come se si dovesse vivere o morire. Comunque, andiamo un attimino a vedere queste slide. Io cerco di fare slide perché penso che in un modo o nell'altro sia il modo più semplice anche per schematizzare le cose che voglio dirvi, le cose che voglio portare alla vostra attenzione in maniera tale che sia in alcuni casi possa essere poco chiaro, almeno uno legge quello che ho scritto, che spero sia scritto in un italiano comprensibile. I motivi strategici per cui io vado a investire in dividendi. L'obiettivo principale, ovviamente, di un investitore come sono io, che punta a dividendi, è quello che si va a fornire poi nel lungo periodo un flusso di denaro costante che viene generato appunto come reddito passivo, che tende a aumentare nel tempo, per cui non resta a un livello scarno o comunque a un livello statico durante il lungo periodo. Con tassi di risparmio non eccessivi e solidi rendimenti, per cui con una buona gestione della scelta delle aziende in cui si va a investire, un orizzonte temporale anche che sia abbastanza lungo, l'obiettivo è più semplice di quanto secondo me non possa pensare. Molti dicono, ma che faccio con 5 euro di dividendi al mese? Oggi sono 5 euro, fra 10 anni saranno 50, fra 20 anni saranno 500, fra 30 anni magari saranno 5.000. Il discorso è che, così come le azioni nel compounding, nell'interesse composto, il vantaggio non si vede nel brevissimo periodo, si vede nel lunghissimo periodo. Ovviamente chi vuole investire in dividendi, ma anche chi vuole investire a lungo termine in aziende che danno un growth e che danno appunto un valore aggiunto nella crescita di capitale, non si può pensare di fare tutto dall'oggi al domani perché quelle sono promesse da guru che lasciano il tempo che trovano. Per molti investitori che sono appena agli inizi, questo ovviamente può sembrare un sogno irrealizzabile. Non si diventerà mai ricchi, ma poi il discorso fondamentale è con i dividendi si diventa ricchi. Ma ricco che vuol dire? Il concetto è definito molto meglio dagli americani che usano non il termine rich, ma il termine wealth, che significa in linea di massima star bene, il benestare. Per cui il fine strategico, per quanto mi riguarda, ma penso anche per chiunque vada a investire in questa tipologia di asset, è quello di trovare la propria dimensione, andare a trovare quello che è il proprio wealth, il proprio benestare, e ognuno ovviamente ha degli obiettivi di vita che sono totalmente diversi l'uno dall'altro. C'è chi vuole diventare ricco, per cui per lui ricchezza significa avere il Panfilo, o per chi come me può avere un significato totalmente diverso. La ricchezza appunto è relativa, pertanto io vedo in questo video sulla ricchezza personale, relativamente alla mia persona, soprattutto con i miei obiettivi personali. Ognuno avrà i suoi. Molti considerano ricchezza o benestare avere abbastanza soldi da non dover lavorare più, per cui fare tutt'altro.
Io semplicemente chiedo di poter comprare del tempo, avere del tempo a mia disposizione nella maniera in cui voglio spenderlo, da utilizzare in quello che mi piace di più. Il che potrebbe anche includere continuare a lavorare, però magari non facendo il lavoro che faccio adesso, o magari continuando a fare questo lavoro, ma magari facendo qualcosa che adoro. Anche perché lavorare, secondo me, smetti di lavorare completamente, non è molto utile alla comunità. Per cui uno può lavorare facendo cose che gli piacciono. Non so, se uno piace intagliare il legno, se uno piace lavorare la ceramica, comunque è un lavoro che però implica anche una passione. Oppure magari uno potrebbe dedicare più tempo alla famiglia. In ogni caso, ognuno ha i suoi obiettivi, basta definirli e poi portarli a lungo termine tramite questo tipo di investimento, che è il investimento in dividendo. Quali sono i fattori da considerare? Come dicevo all'inizio, ci sono tre fattori principali che si possono definire come mezzo utile per arrivare al fine della personal wealth. Per cui anche diciamo, in una situazione generale dei propri investimenti, incluso appunto questa tipologia di investimento, questa strategia che è quella nei dividendi, l'arco temporale, il tasso di risparmio e il rendimento degli investimenti. Ovviamente l'arco temporale può essere più o meno lungo, il tasso di risparmio può essere più o meno ampio, il rendimento degli investimenti invece è dato dalla nostra propensione alla scelta delle aziende giuste, cercando appunto di utilizzare delle tecniche che siano le più sicure possibili, appunto le regole che voglio dare oggi in questo video. Come dicevo prima, a questi tre fattori, che per molti casi possono essere adeguati alla persona, per cui l'arco temporale e il tasso di risparmio, poi ci sono delle regole nella scelta dei propri investimenti, che possono essere appunto gli asset che si vanno a selezionare per creare un flusso costante di cassa, di dividendi, che vanno appunto, come ho detto all'inizio, a determinare la situazione che la strategia possa avere successo o possa fallire miseramente. Andiamo alla regola numero 1. Investire in aziende altamente qualitative che hanno una comprovata esperienza a lungo termine di stabilità, crescita e redditività. Non c'è motivo di possedere attività mediocri quando puoi possedere un'azienda di qualità. Questo che vuol dire? Che non è che perché un'azienda dà il 20% di dividendo e poi magari questo 20% lo riesci a garantire solo per 2 anni, oppure magari un'azienda che dà il 20% ma costa 10 volte quello che è il suo valore fondamentale, debba essere per forza aggiunto in portafoglio. Bisogna sempre puntare a quei business che qualitativamente possono dare, a parità di rendimento, sia di dividendo che di capital gain, una sicurezza maggiore dal punto di vista qualitativo e per cui anche della stabilità dell'azienda. Seth Klarman, famoso investitore, dice che il singolo più grande vantaggio che un investitore può avere è un orizzonte temporale di lungo termine. Per cui seleziona aziende che qualitativamente hanno possibilità di crescita nel tempo e anche ovviamente possono accrescere la loro ricchezza e la ricchezza degli investitori che vanno diciamo, a mettere i propri capitali nella speranza, anzi, dopo studio attento, nell'ottica, perché speranza sembra un po' brutto come termine, di poter andare a far crescere i propri guadagni. Regola numero 2. Investire in aziende che ti pagano il maggior numero di dividendi per dollaro che vai a investire. A parità di condizioni, maggiore rendimento da dividendo, meglio è. Come appunto dico, a parità di condizioni. Non è che sto dicendo il più alto dividendo meglio è, a parità di condizioni. Inoltre, investi solo in quelle azioni scambiate al di sotto del loro valore multiplo di valutazione media storica per evitare di investire in titoli troppo costosi. Come diceva Warren Buffett, il prezzo è ciò che paghi, il valore è quello che ottieni, per cui è inutile andare a pagare di più un'azienda che distribuisce dividendo solo perché distribuisce un dividendo più alto, dove magari questa azienda poi nell'arco temporale ci dà un dividendo che però poi non viene coperto da capital gain per magari un crollo improvviso del valore delle azioni, quando si può scegliere un'azienda che è leggermente, diciamo, un dividendo leggermente più basso, magari un po' più basso, però che ci può assicurare nel lungo termine, ovviamente dopo opportuni studi, un capital gain maggiore, e nel compounding fra il valore del dividendo e il valore del capital gain ci può dare un rendimento maggiore di quello che non si potrebbe avere semplicemente utilizzando il solo dividendo e magari un capital gain totalmente negativo. Regola numero 3. Se un'azienda paga tutti i suoi introiti sotto forma di dividendi, per cui tutti i suoi earnings, non ha alcun margine di sicurezza. In caso di difficoltà, un'azienda, in qualsiasi business, anche non quotato in borsa, ha la necessità magari di ridurre il dividendo in maniera drastica
piuttosto importante, o magari sospenderlo e cancellarlo completamente per un certo periodo di tempo. Ha quindi senso investire in imprese che non pagano quasi tutti i loro utili sotto forma di dividendi. Ovviamente, ci sono casi particolari dove ci sono degli obblighi minimi, per cui per i REITs in America il 90%, per i BDC un 70%, ma quelli sono casi specifici in cui l'azienda paga tutti quegli earnings dopo che ha appurato e si è tolto tutte le spese, ha fatto tutti i propri investimenti, ha fatto tutte quelle sono le scelte commerciali e anche di buon management, quindi un altro discorso. Benjamin Graham ha detto che il segreto di un buon investimento si riduce in tre parole: margin of safety, il margine di sicurezza. Per cui siamo sicuri nelle aziende in cui andiamo a investire, analizziamole bene, andiamo a capire se il business è stabile oppure no, se il business è sostenibile oppure no dal punto di vista del pagamento dei dividendi, e per cui quei dividendi potrebbero essere molto più sicuri nel tempo, perché il condizionale d'obbligo niente è sicuro al 100% nel campo degli investimenti, però potremmo essere più tranquilli rispetto a un'azienda in cui non ha un margine di sicurezza opportuno. Regola numero 4: se hai un'azienda che vale il doppio di quello che effettivamente vale, vendila per un investimento che sia apprezzato e che possa avere che sia apprezzato meglio e che possa dare i suoi dividendi a un fair price migliore. Se uno volesse comprare la tua casa che hai adesso per 1 milione di euro, il suo valore intrinseco fosse 100.000 euro, la venderesti sì o no? Io personalmente sì. Un anonimo scrisse che i maiali che si ingrassano vengono macellati. Cosa significa? Che se tu sei troppo greedy, che vuol dire se sei troppo attaccato a quello che è la tua ricchezza, e se dici questa azienda sta salendo, me la devo tenere perché salirà di più ed è sovrapprezzata, prima o poi il castello di sabbia, il castello di carta andrà a cadere. Per cui bisogna andare a scegliere, per avere dei dividendi sicuri e costanti, un'azienda che sia quotata a un prezzo giusto, così come dicevo prima nella slide precedente. Per cui andare a scegliere aziende che hanno un valore intrinseco che sia il più corretto possibile, anzi meglio, che valga meno di quello che è il suo valore reale, perché poi oltre al rendimento da dividendi riusciamo anche a ottenere un dividendo di capital gain. Regola numero 5: nessuno ha sempre ragione, e Warren Buffett l'ha dichiarato parecchie volte che ha fatto parecchi errori. Per cui la diversificazione degli investimenti su più azioni può ridurre l'impatto di sbagliare su un titolo singolo e di fare danni irreparabili, per cui andare a perdere tutto il proprio capitale. Tutti sbagliano, anche i migliori. Figuriamoci io. John Templeton scrisse che l'unico investitore che non dovrebbe diversificare è quello che ha ragione il 100% delle volte. E, personalmente, non ne ho mai conosciuto uno. Nessuno è sempre sicuro al 100% di essere nel giusto. E per cui, se non lo sono i grandi investitori, figuriamoci me, o magari molti di noi che sono agli inizi, che sono in una situazione di non avere neanche accesso a delle informazioni più riservate, come può essere Warren Buffett o Ray Dalio. Per cui cerchiamo di orientarci a una filosofia di investimento un po' più sicura, anche nella filosofia di investimento magari di essere un po' più spregiudicati. Io personalmente al momento ho tantissime aziende, sono troppe forse, infatti cercherò di ridurle un po' e portarle a un massimo di 30, 25, proprio per evitare appunto che si disperda troppo la possibilità del capital gain. Però comunque andare a puntare solo su una o due aziende senza aver fatto i propri studi e senza conoscere la situazione, che questo potrebbe essere un rischio importante, perché si potrebbe perdere tutto il capitale istantaneamente se uscissero fuori ad esempio storie come Wirecard o Luckin Coffee sulle aziende su cui siamo andati a puntare. Secondo me è un'ottima regola per potersi orientare nel mondo dei dividendi. Un'azienda potrebbe essere talmente in crisi che taglia il dividendo, magari non fallisce, però taglia il dividendo per sempre, o magari per 10 anni. Noi che abbiamo puntato il nostro cash flow su quell'azienda ci ritroviamo in braghe di tela. Regola numero 6: se un titolo che possiedi riduce il suo dividendo nel tempo, per cui nel lungo periodo un po' alla volta riduce il dividendo, e per cui ti paga meno negli anni, invece di pagarti di più, vuol dire che qualcosa non va. Questo è l'opposto di ciò che un'azienda dovrebbe fare in linea di massima quando distribuisce dividendi. Il dividendo nel tempo, dividend growth si chiama, dovrebbe crescere se l'azienda cresce nei suoi utili e cresce nella sua stabilità economica. Bisogna essere abbastanza umili da dover ammettere che
l'azienda ha perso il suo vantaggio competitivo, che il business non è più profittevole come era una volta e magari decide di lasciare l'azienda a cui siamo più affezionati, anche se non dovremmo affezionarci a nessuna azienda, e reinvestire questi proventi di questa vendita in un'azienda che analizziamo e che ci dia possibilità di essere più stabili, di avere un dividendo più stabile nel tempo e magari che questo dividendo possa crescere. John Maynard Keynes disse che quando i fatti cambiano, io cambio le mie opinioni e tu cosa fai? Come dicevo, bisogna essere abbastanza umili per capire che si è sbagliato o per capire che l'azienda alla quale siamo legati molto non è più la stessa e bisogna cambiare, diciamo, il nostro atteggiamento nei confronti di quell'azienda perché i soldi sono i nostri e bisogna appunto cercare di valutare come andare a proteggere il nostro capitale e come andare a generare cash flow futuro. Ecco, queste erano le regole e diciamo, le mie impressioni dopo insomma, le ricerche che ho fatto e anche dopo che ho trovato un po' tutto quello che erano le mie strategie, le cose che mi piacevano sul mondo dell'investimento per dividendi. Mi piacerebbe sapere quali sono le tue impressioni riguardo a queste regole. La mia conclusione è che un buon investitore, a prescindere che investa in dividendi oppure no, deve avere una propensione all'analisi molto profonda, a capire tutto quello che gli accade intorno, a studiare bene l'azienda in cui va a investire e soprattutto avere l'umiltà di capire che si è sbagliato e che bisogna andare a cambiare strategia. Se questi contenuti sono di tuo gradimento, per favore ti chiedo sempre di lasciare un pollice in su perché l'algoritmo YouTube mi vuole molto bene se lo fai, e di iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!